Nella vecchia fattoria, hia hia oh, c'è un bel cane, cane, ca ca cane. Se volete vedere altri simpatici animali come questo, non perdetevi il tutorial di Super Farmer. Ciao a tutti, io sono Board Games Francesco e nel mio canale potete trovare consigli e tutorial sui giochi da tavolo. In particolare, giochi facili e divertenti, con regole semplici da imparare, adatti a tutta la famiglia. In questo video vi parlo di Super Farmer, un gioco di Carol Borsuk da 2 a 6 giocatori da 6 anni in su, pubblicato in Italia da Red Globe. Super Farmer è un gioco per bambini ambientato in una fattoria piena di conigli, pecore, maiali, mucche, cavalli e cani. Ora scopriamo insieme le regole del gioco, mentre alla fine del video trovate la mia valutazione e i suggerimenti per giocarci al meglio. Nel frattempo vi consiglio di iscrivervi al canale per non perdere i miei prossimi video. Prendete ognuno una plancia fattoria e un segnalino coniglio, da posizionare nel primo spazio in alto a sinistra. Mettete sul tavolo i segnalini degli animali e le miniature dei cani per formare il mercato. Scegliete il primo giocatore e dategli 2 dadi. Durante il vostro turno dovete lanciare i 2 dadi. In base agli animali ottenuti sui dadi e a quelli che possedete in fattoria, potete farli accoppiare per guadagnarne nuovi dal mercato. Per farlo dovete sommare gli animali sui dadi a quelli eventualmente presenti in fattoria e per ogni coppia ottenuta prendere dal mercato un segnalino animale di quel tipo e aggiungerlo alla propria fattoria. Facciamo qualche esempio. Ottengo dai dadi una pecora e un coniglio. In fattoria ho 3 conigli, 4 pecore e 2 maiali. Quindi in totale ho 5 pecore. Guadagno 2 pecore dal mercato e le aggiungo in fattoria. Poi ho in totale 4 conigli. Ne prendo 2 dal mercato e li aggiungo in fattoria. Ottengo dai dadi 2 conigli. In fattoria ho 2 pecore e una mucca. Dato che in totale ho 2 conigli, guadagno un coniglio dal mercato e lo aggiungo in fattoria. Ottengo dai dadi un maiale e una pecora. In fattoria ho 7 conigli e 2 mucche. Dato che in totale ho solo un maiale e una pecora, non guadagno nulla dal mercato. Durante il turno, prima di lanciare i dadi, potete scambiare gli animali presenti nella vostra fattoria con quelli del mercato, secondo le 2 tabelle presenti in fattoria. Gli scambi valgono in entrambe le vie. Se ad esempio possedete un maiale, potete scambiarlo con 2 pecore e viceversa. Se non volete o non potete effettuare lo scambio al mercato, potete proporlo alle stesse condizioni ad un altro giocatore, che deve decidere se accettare o meno lo scambio. Se col tiro di dado ottenete una volpe, perdete dalla fattoria tutti i conigli tranne uno. Ma se avete un cane piccolo, dovete usarlo per proteggervi dagli effetti della volpe. Una volta utilizzato, deve essere rimosso. Se col tiro di dado ottenete un lupo, perdete dalla fattoria tutti gli animali ad eccezione dei cavalli e dei conigli. Ma se avete un cane grande, dovete usarlo per proteggervi dagli effetti del lupo. Una volta utilizzato, deve essere rimosso. Il turno termina e tocca al giocatore successivo in senso orario. Vince la partita il primo giocatore che riesce a ottenere un coniglio, una pecora, un maiale, una mucca e un cavallo. Super Farmer è un gioco pubblicato nel lontano 1943, ma che ancora oggi riesce a fare divertire grandi e piccini. I disegni degli animali sono veramente buffi e vi aiuteranno ad immergervi nella vostra allegra fattoria. Molto caratteristici i 2 dadoni a 12 facce,
e le miniature dei cani piccoli e grandi. Le regole del gioco sono abbastanza semplici e le partite scorrono in maniera piacevole e divertente. La regola di scambio degli animali permette ai giocatori di essere attivi anche quando non è il loro turno. Il sistema di Super Farmer per guadagnare e scambiare animali è anche un ottimo allenamento per la matematica. Appena possibile, cercate di acquistare un cane piccolo e uno grande per mettervi al sicuro dalla volpe e dal lupo. Se vi è piaciuto questo video, mettete un bel like ed iscrivetevi al canale. Fatemi sapere anche cosa ne pensate del gioco e se avete domande o consigli da darmi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e vi ricordo che il gioco è divertimento. Ciao!